Grazie a tutti. Sono con me il capigruppo Camera del Senato, Stella Bianchi, responsabile di media segreteria. Qui in prima fila ci sono tutti i deputati, i senatori, sono occupati di questa questione che presentiamo oggi e che quindi possono essere a disposizione per qualsiasi chiarimento. Noi testardamente stiamo cercando di occuparci delle questioni reali che ha il Paese e di andare al concreto dei temi che purtroppo non hanno molta udienza nella discussione politica e che invece sono di profondo interesse per il Paese. Primo fra tutti il tema ambientale, troppo trascurato in questo periodo e che invece è una chiave per noi prioritaria anche in relazione all'andamento della crisi economica e sociale. Oggi presentiamo la nostra proposta sul tema dell'acqua. Leggendo questo tema sia appunto sotto il profilo della massima tutela di una risorsa ambientale e sia dal punto di vista anche della possibilità che un piano acqua possa diventare un progetto paese, uno dei progetti paese, sul quale sollecitare modernizzazione, investimenti utili all'ambiente e utili anche all'economia. Voglio anticipare che su questo stesso filone ci occuperemo le prossime settimane anche di altre questioni. Ne cito una: va a scadenza il 31 dicembre la norma che fu introdotta dai governi di centrosinistra sul cosiddetto 55%, e cioè ristrutturazione edilizia a fini ambientali. Noi diciamo da subito, poi ci torneremo su, che sarebbe un delitto abbandonare questa linea di intervento e che anzi questa linea di intervento, secondo proposte che faremo, va qualificata e potenziata. Venendo al tema dell'acqua, che ha già avuto una certa evidenza all'apparire di questo decreto Ronchi, che sostanzialmente determinava e determina una privatizzazione forzata, vera e propria, del sistema dell'acqua. Se ne discusse anche in chiave di denuncia che venne dall'opposizione, che si è mostrata contraria e di nuovo ribadisce la contrarietà a quell'impostazione e anche con l'iniziativa referendaria, rispetto alla quale noi ribadiamo quello che dicemmo. Noi pensiamo che nell'iniziativa referendaria sia un messaggio importante e giusto: no alla privatizzazione forzata dell'acqua, del sistema dell'acqua, e ribadiamo, come diciamo allora, che tuttavia questa iniziativa referendaria non mostra di essere in grado di consegnare un esito normativo utile a dare razionalità al sistema. Da qui l'intenzione nostra di metterci a lavorare per un progetto di riforma che sia in grado di allestire un governo del sistema. Adesso ne parlerà Stella, io quindi mi limito a dirne i concetti di fondo, che stanno attorno al tema dell'acqua come bene pubblico. Su questo bisogna essere assolutamente chiari. L'acqua e la salute, la buona salute dell'acqua, è un bene, un valore non disponibile e quindi che va tutelato. Io ho sempre detto, bisogna riconsegnarla al buon Dio così come ce l'ha data, e quindi l'intero ciclo deve avere una responsabilità pubblica nella sua programmazione, nell'allestimento degli standard, nel governo del sistema. E questo può avvenire attraverso un concetto che è un concetto comunque di gestione industriale, cioè capace di determinare i necessari anche investimenti
e le necessarie operazioni che possono dare all'intero ciclo una sua razionalità. Ogni gestione industriale di un bene comune deve avere regolazioni di garanzia, quindi è un settore nel quale è assolutamente necessaria procedere all'estimento di un'autorità di regolazione, deve esserci un livello di governo e di controllo adeguato a partire da ambiti ben definiti e che abbiano una presenza delle amministrazioni locali come diciamo responsabili degli aspetti di programmazione. Pensiamo, adesso passo la parola a Stella, pensiamo che su questa proposta noi si possa fare un'operazione di largo coinvolgimento e quindi intendiamo che questa iniziativa che ha preso le mosse dal lavoro del partito e dei gruppi parlamentari possa avere un percorso di partecipazione attiva e quindi metteremo in moto un'attività di larghissima consultazione e di ricerca di contributi. Sì, sì, quello. Chi è che parla? Ilaria Capitani. Sento una voce. Ilaria Capitani di Rai Parlamento. Ah, scusa. Senta, più che una domanda le volevo chiedere, se permette, una riflessione sul referendum, no? Cioè le ultime consultazioni referendarie hanno avuto un quorum bassissimo, ricorderete tutta quella dibattito sul referendum. Ora voi annunciate il referendum sul lodo Alfano, il referendum contro la privatizzazione dell'acqua. Volevo chiedervi una considerazione allora, su questo strumento. Sì, sì, no, gli ultimi 27 referendum quesiti referendari non hanno raggiunto il quorum. Questo ci suggerisce l'idea che l'istituto del referendum va corretto per farlo diventare uno strumento effettivo e quindi noi si sta lavorando per una proposta di riforma del referendum. Anche quando è partito questo sull'acqua noi abbiamo fatto la nostra onesta considerazione, quindi ok lo spirito, l'indicazione, no la privatizzazione forzata, lo strumento ha dei limiti sia perché è difficile raggiungere il quorum e quindi può esserci un effetto boomerang diciamo rispetto all'intenzione dei proponenti e sia perché l'esito normativo poi non è adeguato e quindi ci vuole una riforma, una proposta e quindi procediamo così. Sulla questione del lodo Alfano è diversa la cosa perché noi siamo a fronte di una legge costituzionale e in questo caso il referendum non ha bisogno di quorum. Quindi io confermo molto tranquillamente che noi faremo la nostra battaglia contro il lodo Alfano se in Parlamento non la spuntiamo, siccome comunque ci vuole la maggioranza dei due terzi per impedire un referendum, questa cosa dei due terzi non ce l'avranno e sia chiaro che si arriverà al referendum dove noi proporremo l'abrogazione del norme lodo Alfano. E noi siamo abbastanza fiduciosi che questa battaglia alla fine la si possa vincere, questa è la nostra posizione. C'è stata l'ennesima accelerazione di Berlusconi sulla riforma complessiva della giustizia, ha detto la settimana prossima andremo in Consiglio dei Ministri e lo approveremo, lei ci crede? Non lo so, può darsi anche che... Può darsi anche che dopo, mi pare, 2 anni di annunci settimanali, perché mi pare che siamo a questo, no? Credo che questa cosa Alfano l'abbia... Può anche darsi che arrivino delle norme, ho visto che si dice che circolino bozze. Ma vediamo, io non faccio pronostici, io dico solo questo. Se si vuol parlare di giustizia per i cittadini, diciamo, e quindi a partire dal senso comune dei cittadini, noi abbiamo presentato alcune proposte di legge che riguardano l'organizzazione degli uffici giudiziari, che riguardano la giustizia civile, eccetera, eccetera, che possono essere di assoluta utilità e che, quanto pare, invece interessano poco al nostro...